Nelle letture di oggi c'è un tema, un filo che lega i diversi testi, come sempre la liturgia propone. L'idea dell'allontanarsi dalla vanità, dal vuoto, dalla vacuità di ciò che è vano. La prima lettura dal libro del Coelet è un inno esortativo a prendere le distanze dalla vanità di ciò che è vano, dalla transitorietà di ciò che passa, per ancorarsi alla stabilità di ciò che resta, di ciò che è importante. Allo stesso modo il Vangelo con ancora più forza. Oggi il Vangelo ha parole durissime nei confronti di coloro che si attaccano soprattutto alle vane cure della vita, ai beni della terra, quello che dice Gesù: ma dia a mio fratello che mi dia la mia parte di eredità. E Gesù dice: ma siamo sicuri che questa è l'unica porta? Sì, certo, probabilmente il fratello commette un'ingiustizia, ma il problema è: io sono qui per essere giudice tra te e tuo fratello, oppure forse in questo momento ti sfugge il dettaglio, sarei qui per qualcosa di un po' più importante. E subito dopo racconta una parabola che gela il sangue, no? L'uomo ricco tutto contento che ha avuto i suoi raccolti, costruisce dei silos, ebbene, anima mia, godi, divertiti e così avrai beni per molto tempo. Dice: pazzo, stolto, stanotte stessa potresti morire. E allora tutto quello che hai accumulato di chi sarà? Non è solo, ed è qui che vorrei cercare di innestare la lettura pedagogica rispetto alla riflessione evangelica, non è solo la questione, diciamo, di beni materiali, beni spirituali, beni terreni, beni divini, per cui uno dice non ti ancorare ai beni materiali, ma cerca prima di tutto le cose di lassù. Certo, c'è anche questo è un messaggio molto chiaro nel Vangelo. Ma da un punto di vista pedagogico possiamo cercare di guardare anche altri elementi. Cioè è chiaro che io, mentre sviluppo il mio cammino educativo, mentre studio, mentre vado avanti con il mio cammino formativo, io posso di questo cammino formativo legarmi, ancorarmi soprattutto ad alcuni aspetti, alcuni elementi che però non è detto che siano quelli più importanti. Ecco, in un cammino educativo, in un cammino formativo, ci sono degli obiettivi che possono essere obiettivi didattici, degli obiettivi che sono gli obiettivi di competenza di un determinato percorso formativo, ma il problema è qual è il senso complessivo che questo percorso deve avere, qual è il riflesso che un percorso educativo, un percorso formativo deve essere in grado di generare sulla mia vita. Con alcune espressioni oggi molto in uso nella letteratura internazionale, si parla di lifelong learning, apprendimento che deve durare tutta la vita, life-wide learning, cioè l'apprendimento che deve estendersi un poco a tutti gli ambiti, tutti i settori, tutti i contesti di vita e di educazione, ma anche e soprattutto di life deep learning, cioè apprendimento che deve essere in grado di andare talmente in profondità da restituirmi qualcosa su me stesso, sui miei orientamenti di fondo, sulle mie scelte di vita. Ecco, io credo che le letture di oggi siano un'esortazione forte a un life deep learning secondo lo spirito del Vangelo.